Bene, compagni, spero che siete riusciti a leggere il materiale che è stato inviato, appunto sono gli articoli che proverete sulla rivista, appunto se è uscito, c'è Forza Martello numero 5. In più c'è anche un articolo che abbiamo messo sul sito che riguarda specificamente il brigantaggio della sua parte di ricostruzione storica, che è parte appunto di questa discussione. Io nella relazione mi concentrerò sulle tesi centrali che noi proponiamo rispetto appunto alla nostra lettura della questione meridionale, ieri, oggi e anche su alcune questioni rispetto alle prospettive, perché questa discussione ha l'obiettivo ovviamente di armare i compagni rispetto a quello che è la discussione del contesto attuale, che ha anche delle specificità che sono diverse da quella appunto di alcuni decenni scorsi o anche del secolo scorso, rispetto a cui ovviamente centrerò ci sono modifiche rilevanti. Ora, la prima questione da affrontare riguarda la retratezza o meno del Mezzogiorno prima dell'Unità d'Italia. La tesi di fondo che noi difendiamo e che proponiamo appunto negli articoli è che il divario economico tra le due aree del paese era irrilevante e che non ci fossero differenze strutturali nel momento appunto dell'unificazione. E cioè che il Sud, così come avviene nel Nord, viene attraversato da un processo di trasformazione della propria economia. Questo avviene già nella seconda metà del Settecento, che segna il passaggio, appunto, un passaggio ovviamente che durerà diversi decenni, da un'economia appunto tipicamente feudale a invece un'economia capitalista. In alcune zone questo processo è più limpido, è chiaro, e sono le punte più avanzate alla fine anche di quello che è il ruolo della borghesia, non solo di quella italiana, per esempio la Sicilia, che ha comunque un'economia con relazioni appunto internazionali, Napoli, che in questo quadro comunque, essendo la capitale appunto del regno, è una delle città che ha una sua floridità con tante contraddizioni, e altre zone. In queste aree in particolare, il processo appunto di trasformazione, di nascita del capitalismo è abbastanza evidente, e cioè è un processo di accumulazione capitalistica, quello a cui assistiamo, processo in cui la nobiltà si urbanizza e vive fondamentalmente di rendita e lascia spazio ai fittavoli appunto a gestire l'economia agraria, è un processo appunto di formazione di proletariato agricolo che ovviamente, come dicevo prima, impiegherà del tempo per imporsi. Un ruolo fondamentale in questo processo è giocato, come dicevo prima, dagli investimenti esteri che in alcune zone appunto sono presenti, e anche quella che è la storia di trasformazione politica che attraversa appunto il meridione d'Italia tra 700 e 800. Non è il tempo di poter entrare nei dettagli di questo aspetto, cito quello che però è l'aspetto più importante, cioè la rivoluzione del 1799 e il periodo francese, che furono i momenti in cui appunto una serie di legislazioni furono imposte in qualche modo appunto da quella che era anche l'esperienza della Francia rivoluzionaria o post-rivoluzionaria, e che portano appunto a rompere, a provare appunto a farla finita con alcuni elementi che caratterizzano il feudalismo. In particolare il colpo di grazia a questo processo viene dato con la legge del 1806 sulla libera commerciabilità delle terre, e quindi appunto che segna in qualche modo una cesura rispetto appunto al meccanismo feudale. I residui feudali ovviamente rimangono appunto nelle zone più arretrate, nelle zone dove la borghesia è più debole, però fondamentalmente quando avviene l'unificazione appunto negli anni 60 del 1800, il capitalismo si è imposto al nord come al sud come sistema ormai dominante. Un capitalismo che ha delle sue caratteristiche, cioè un capitalismo arretrato, che è appunto lontano da quelli che sono gli standard di paesi dove c'è stato appunto un processo di sviluppo più imponente, in particolare per quello che è, su questo poi ci ritornerò brevemente, il settore industriale. Ora, se noi confrontiamo gli indici del nord e del sud preunitario, vediamo come in realtà appunto non emergano differenze fondamentali. Su questo ci sono degli studi anche recenti, in realtà
recentemente il grosso degli studi va in questa direzione, cioè nella direzione di individuare le due aree come molto più vicine rispetto appunto a quanto non si pensasse anni fa o decenni fa. E da appunto alcuni di questi dati emergono delle cose interessanti, cioè il fatto per esempio che in alcune zone, la Sicilia per esempio, c'era comunque una produttività alta della terra che poteva essere paragonabile appunto a quella del nord, e che in generale comunque c'è una significativa produttività del lavoro. Nella propaganda, su questo ci ritornerò dopo, dei movimenti neoborbonici che dipingono appunto il regno delle due Sicilie come un regno all'insegna appunto del progresso incamminato sulla via dell'industrializzazione, il peso che viene dato all'industria meridionale è un peso appunto che viene enfatizzato. In realtà tutto il quadro italiano è un quadro dove l'industria è secondaria rispetto al peso che ha, il peso che ha l'agricoltura. Si calcola per esempio che in tutta Italia questa corrisponda a un centesimo di quello che è il peso industriale che ha l'Inghilterra, che ovviamente è il riferimento principale rispetto appunto alla rivoluzione industriale e ai processi di trasformazione capitalistici. E nonostante questo elemento, un elemento ovviamente importante da tenere in considerazione, è vero che c'erano appunto degli insediamenti di natura manifatturiera che avevano però anche dei punti di debolezza. I casi più famosi sono quelli appunto delle ferrerie calabresi di Mongiane, i cantieri di Castellammare. Napoli insieme a Genova è uno dei principali centri metallurgici dell'Italia. C'è una produzione serica importante, anche se questa era in crisi in realtà già prima dell'unificazione, che però ha alcuni centri come appunto il siltificio di San Leoci, che sono questi, proprio per questo utilizzati proprio a emblema rispetto a quella che era la produzione industriale o appunto degli opifici, insomma, del regno delle due Sicilie. E c'è anche una presenza appunto del settore metalmeccanico, canteristico, come dicevo, cartiero, cotoniero, eccetera. La Sicilia è una delle principali produttrici di zolfo. Attorno allo zolfo appunto si svilupparono anche guerre commerciali rispetto all'Inghilterra. Dire questo, cioè dire che c'era una base industriale, ci aiuta poi a spiegare il modo in cui invece la politica unitaria operò e il modo in cui appunto si indirizzò quello che doveva essere appunto la fisionomia che il nord e il sud doveva avere. Però prima di arrivare a questo, c'è un altro elemento che per noi è importante, che abbiamo affrontato nella rivista, che è strettamente legato appunto a questo ragionamento e che riguarda la nostra analisi sul risorgimento, cioè sul processo generale che attraversò l'unificazione italiana e il modo in cui questo avvenne. Ora, come è noto, l'unificazione italiana è avvenuta attraverso la guida dei piemontesi, la guida diciamo di quello che era il fronte liberale che si muove sotto l'egida dei Savoia, però anche questo ragionamento in relazione appunto a quello che dicevo prima sulla questione dell'economia ci fa arrivare ad una tesi importante dal nostro punto di vista, cioè che il ruolo di traino del nord rispetto al sud nel processo di unificazione non è dovuto appunto ad una parte del paese che è più sviluppata rispetto ad un'altra parte più arretrata, ma è dovuta fondamentalmente a ragioni politiche, cioè il primato del nord sul sud non è un primato economico, è un primato politico che riguarda appunto il modo in cui per una serie di ragioni un piccolo stato appunto come era quello dei Savoia diventa appunto l'elemento determinante nel processo di unificazione. Ora, noi da marxista ovviamente individuiamo quelle che sono le ragioni profonde di questo processo e del perché si arriva all'unificazione dell'Italia. Ora, l'unificazione italiana ovviamente è un'esigenza della borghesia che è finalizzata appunto proprio allo sviluppo del capitalismo in Italia. Per una serie di ragioni storiche, il capitalismo, che pure in Italia aveva avuto comunque un peso, per esempio nella prima fase, no? Si dice spesso che le banche appunto, che comunque sono un pezzo decisivo della nascita del capitalismo, hanno la propria origine in Italia, però per una serie di ragioni in realtà il capitalismo si sviluppa con ritardo.
Una di queste ragioni è proprio la frammentazione della borghesia, e cioè il fatto che ci troviamo di fronte appunto ad una frammentazione dell'Italia, che vive appunto spesso e volentieri sotto dominazione straniera, e quindi tutto questo rende più difficile avere appunto sviluppare un mercato nazionale, un capitalismo appunto su base nazionale, che sarà poi appunto, come sappiamo, appunto lo stesso processo di nascita degli stati nazione sono legati appunto allo sviluppo del capitalismo. Per cui lo sviluppo di una coscienza nazionale, quindi della necessità del movimento unitario, sono appunto la forma ideologica che assume questa necessità. E proprio per questo, in realtà, il processo risorgimentale è un processo appunto assolutamente contraddittorio. Ora, sono stati versati fiumi di inchiostro, ovviamente, rispetto ai limiti dell'unificazione italiana. Noi possiamo a grandi linee riprendere appunto quello che Gramsci diceva rispetto a questa vicenda, e cioè fondamentalmente il fatto che la questione fondamentale è che l'unificazione italiana non avviene attraverso un processo rivoluzionario di partecipazione popolare in cui c'è un'unificazione, diciamo, dei settori popolari con le parti più conseguenti della borghesia, così come era avvenuto appunto nella rivoluzione francese a guida giacobina, ma avviene attraverso un compromesso dall'alto, attraverso appunto una fondamentalmente un accordo appunto tra le classi alte, e avviene attraverso il processo appunto della conquista regia, cioè appunto con il processo di espansionismo dei piemontesi. Questa lettura ha una serie di conseguenze che noi appunto dobbiamo sottolineare. La prima è che il processo è guidato dall'area più conservatrice del movimento unitario, che è appunto l'ala dei moderati, che comprende, diciamo, a grandi linee in realtà settori della grande borghesia e anche pezzi in realtà della nobiltà. Lo stesso Cavour in realtà è uno che viene dalla nobiltà, che in qualche modo sviluppa una propria egemonia anche sul resto delle classi sociali coinvolte all'interno di questo processo. Quei settori della piccola borghesia appunto che avevano, diciamo, che erano prevalentemente su posizioni democratiche, che avevano appunto dei propri riferimenti principali, Mazzini, Garibaldi, eccetera, che sono anche loro in qualche modo appunto subordinati a questo processo. Da tutto questo discorso, in realtà, e dall'analisi appunto che Gramsci fa, emerge un dato decisivo, e cioè che in questo processo chi in qualche modo rimane fuori appunto dal processo unitario e dalla dall'azione diretta appunto all'unificazione è in particolare lo strato dei contadini, e in particolare i contadini del Mezzogiorno. Questo elemento è direttamente collegato appunto alla natura che assume il processo, perché una delle questioni chiave appunto della rivoluzione democratica borghese e anche del processo di unificazione italiana era appunto la questione agraria, che al sud ovviamente ha un peso gigantesco, e che proprio per le condizioni con cui si sviluppa l'unificazione appunto non viene risolta, anzi il risultato che si ottiene rispetto a questo processo è quello di avere i contadini che inizialmente pur avevano accolto con favore l'impresa garibaldina e l'idea appunto che anche Garibaldi aveva propagandato, che l'unità fosse anche giustizia sociale e fosse anche appunto la distribuzione delle terre. Ecco, i contadini, una volta che vedono che questo non è possibile, lo vedono sul proprio sangue, cioè rispetto alla repressione che lo Stato unitario mette in atto, prima ancora del brigantaggio con i moti unitari, con i moti demaniali, scusate, che inizialmente non assumono per niente una prospettiva reazionaria, anzi sono legati all'idea appunto della rivoluzione liberale e all'idea appunto del processo unitario. Tutto questo, cioè la repressione nei confronti dei contadini, è la causa fondamentale, insieme ad altre, il ruolo che ha l'esercito, cioè la dimissione dell'esercito borbonico,
e altre su cui non è il tempo di entrare, e queste saranno appunto le cause fondamentali, profonde appunto, del brigantaggio e del fatto appunto che un pezzo significativo dei contadini svilupperà in forma di lotta guerrigliera appunto una, la propria mobilitazione contro lo Stato unitario, che veniva identificato appunto proprio per il carattere di classe che assumeva come lo Stato dei galantuomini, lo Stato cioè dei signori, dei grandi proprietari terrieri. Ora, c'è un punto, parecchie delle cose che sto dicendo ovviamente sono una lettura che è legata, che sono che, diciamo, ha degli elementi in comune con quella che è la lettura che un pezzo, diciamo, del meridionalismo fa, e che ha anche dei punti di contatto con, diciamo, quel settore che oggi noi definiamo, perché così l'ha definito, perché non c'è un altro termine, neoborbonico, cioè quella letteratura che oggi ha avuto un certo successo, non so, Terroni di Pino Aprile, quel libro che ha venduto un'infinità di copie, e altri su quella scia là, che appunto enfatizzano e sottolineano tutti gli elementi appunto giustamente negativi del processo unitario e di cosa appunto significò soprattutto appunto per il popolo meridionale. Ci sono però dei punti di divergenza netta ovviamente che noi abbiamo con questo settore, ed è giusto appunto sottolinearlo, perché parte del compito di questa rivista e in generale di questa discussione, di quelle che faremo, è legata anche a sottolineare le differenze appunto con queste posizioni. La questione fondamentale è la mitizzazione appunto del regno delle due Sicilie, e cioè l'idea di un sud che era un regno felice in cui appunto sulla via, come dicevo prima, del decollo industriale e della possibilità di sviluppare in modo indipendente la propria economia. Un paese appunto un regno caratterizzato dal fiorire culturale, eccetera, eccetera, che però è in gran parte appunto una ricostruzione di fantasia. Perché? Perché noi dobbiamo sottolineare, e questo appunto negli articoli c'è, il fatto che in realtà per i contadini e in generale appunto le classi subalterne all'interno appunto del regno delle due Sicilie, la condizione non era una condizione per niente facile, per il processo non solo di immiserimento e di arretratezza appunto dei contadini, ma anche e soprattutto per le ragioni politiche, cioè per uno Stato che si caratterizzava per essere uno dei bastioni comunque della reazione. Questo lo si vide in alcuni momenti, decisivi. Per esempio, lo si vide appunto nella reazione dei processi, dei moti rivoluzionari del 1848. E però questo elemento, il fatto che noi non ragioniamo appunto nel rapporto nord-sud semplicemente con uno scontro di uno stato tra due stati, con uno che ne ha detto un altro, no? che la loro visione, a noi aiuta a dire alcune cose. In primo luogo aiuta a dire che c'è ovviamente una lotta che si sviluppa già all'interno del regno delle due Sicilie prima del processo di unificazione, e ci aiuta anche a sottolineare la responsabilità che ha la borghesia nel processo di unificazione e che ha la borghesia meridionale, in particolare rispetto appunto agli elementi anche di repressione che riguardavano le mobilitazioni contadine prima del 48 e poi negli anni dell'unificazione. Ora, dicevo prima che i contadini in un primo momento appunto guardano questo processo con interesse, in alcuni casi appunto con entusiasmo, la stessa figura di Garibaldi è una figura appunto popolare che ha una sua, ovviamente, un suo ascendente sulle masse. Nel processo appunto di unificazione, cioè nel processo appunto che riguarda in particolare la spedizione di Mille, che è anche quella più mitizzata, che viene in qualche modo pompata per essere, no, il simbolo del moto unitario e della sua partecipazione popolare, si sviluppano delle mobilitazioni appunto che riguardano i contadini. Ora, questa cosa ha in Sicilia il suo punto di forza per una serie di ragioni.
Perché c'è una tradizione autonomista e quindi la Sicilia insorge e lotta anche contro Napoli, perché c'è una presenza democratica garibaldina forte all'interno della Sicilia, ma anche perché c'è una mobilitazione appunto dei contadini che in più parte appunto sono in agitazione rispetto alla necessità appunto di richiedere, come dicevo prima, le terre come lo stesso Garibaldi aveva promosso. Gramsci nel Risorgimento si chiede, si dice a un certo punto, nel Risorgimento c'era la parte dei quaderni che ha questo titolo, dice a un certo punto bisogna ridimensionare la partecipazione popolare che viene attribuita appunto al processo risorgimentale. Questo nell'insieme è vero, cioè nell'insieme è vero che l'idea del il processo di unificazione come appunto un moto rivoluzionario generale è un'idea appunto sbagliata. Proprio per quello che dicevo prima, cioè per il fatto che in gran parte l'unificazione avviene appunto non sulla spinta di un processo rivoluzionario come era quello del 48, che però era stato ormai già represso, ma come conseguenza proprio di quella sconfitta, con un quadro europeo completamente diverso da quello che era il 48. Perché i processi in Italia si inseriscono anche in una mobilitazione europea, mentre dal 59 al 60 la situazione è molto diversa, a partire appunto da quello che è successo in Francia dopo il 48, l'ascesa di Napoleone III. Ora, è importante però, secondo me, spiegare il rapporto dialettico che c'è tra lo sviluppo all'interno anche dei modi risorgimentali tra le diverse classi, e il fatto che comunque rispetto a quanto e come i contadini si siano mossi all'interno di quel processo ancora oggi si trova molto poco, cioè nel senso ci sono tutta una serie di studi appunto che enfatizzano gli aspetti più appariscenti di quell'episodio, però cosa avviene appunto soprattutto prima dell'inizio dei modi briganteschi, dello sviluppo della lotta al brigantaggio, ecco, su questo si trova effettivamente ancora molto poco. C'è un punto politico che è importante che noi sottolineiamo quando discutiamo di questa questione e che dobbiamo dedicare, credo, attenzione, e cioè in generale il processo risorgimentale fu un processo progressista, al di là appunto di quello che è stato poi il risultato e di come appunto si è configurato. Ora, su questo in realtà ci sono tutta una serie di scritti, quelli, diciamo, alcuni di quelli importanti, quelli che i compagni appunto credo dovrebbero leggere, sono per esempio quelli di Marx e Engels, che seguono con una certa attenzione quello che avviene in Italia dal 48 in poi, e che dedicano appunto diversi scritti, lettere, corrispondenze, in particolare articoli giornalistici, insomma, su quello che sta avvenendo. E in Marx e Engels in realtà c'è ovviamente il sostegno rispetto appunto al modo risorgimentale. C'è un sostegno che però guarda in primo luogo quello che è il processo internazionale, e cioè l'idea di indebolire l'Austria come uno appunto dei bastioni, in questo caso appunto della reazione europea. E però c'è anche, ed è un altro aspetto secondo me importante, l'idea che il processo appunto di formazione degli stati nazionali svolga appunto in generale con la formazione appunto di una borghesia, di un proletariato appunto su questa base qua, svolga appunto in generale un ruolo progressista. Però noi su questo non possiamo essere e non dobbiamo essere reticenti e essere formalisti rispetto a questo aspetto, perché noi dobbiamo sottolineare il modo in cui appunto l'unificazione è avvenuta, e tra l'altro in Gramsci, ma anche in Marx e Engels ovviamente, c'è la piena percezione di tutti i tratti negativi appunto che riguardano il processo risorgimentale. Ci sono alcune, come dire, esagerazioni, per esempio c'è un'esaltazione di Garibaldi in alcuni di questi scritti. In realtà poi su Garibaldi cambieranno un po' idea, cioè nel sotterraneo a un certo punto chiameranno l'asino Garibaldi. Ovviamente l'esaltazione di Garibaldi un po' è vista da lontano, un po' è la speranza in realtà di Marx e Engels quando scrivono che attraverso la spedizione di Mille il ruolo di Garibaldi
ci possa essere una ripresa del processo rivoluzionario, cioè che a partire da quello ci potesse essere appunto una ripresa di una spinta generale appunto rispetto alla mobilitazione, che non avvenne, perché era localizzata appunto, come dicevo, alla Sicilia ed alcuni pezzi dell'Italia continentale. Per cui noi su questo aspetto dobbiamo essere puntuali, dobbiamo essere quelli che ereditano in qualche modo anche la critica netta e feroce al processo di unificazione. Se noi diciamo che all'inizio, quando c'è l'unificazione, non c'è una grande differenza tra quelle che è appunto l'economia del nord e del sud del paese, diciamo fondamentalmente che la questione meridionale non è qualcosa appunto che ha a che fare con l'arretratezza del sud, ma che è qualcosa che entra in campo dopo il processo di unificazione. Si inizia a parlare della questione meridionale tra gli anni 70 e gli anni 80 dell'Ottocento, quindi qualche decennio dopo l'unificazione già avvenuta, e il divario nei fatti diventa strutturale a partire appunto, in particolare dagli anni 90. È un divario che si caratterizza su alcune cose. In primo luogo il fatto che i capitali per il processo di industrializzazione si concentrano al nord, è anche il periodo in cui nasce in qualche modo l'industrializzazione del triangolo industriale del nord-ovest dell'Italia. C'è una politica che privilegia appunto questo tipo di insediamento industriale, in particolare la politica protezionista, cioè la svolta protezionistica del 1887, che serve proprio per rafforzare l'industria e che nel frattempo però indebolisce quello che è appunto il sud, lo impoverisce, tant'è vero che in quel periodo che cominciano poi le migrazioni di massa dal sud, e in generale appunto c'è un processo in cui il mercato meridionale diventa fondamentalmente un mercato di consumo basato appunto caratterizzato dalla produzione agricola. In questo contesto quello che era poco, come dicevo prima, però dell'insediamento industriale al sud viene smantellato. Su questo non c'è molto da aggiungere. Cioè si chiude appunto, per esempio, un altro dei simboli che viene citato, l'officina di Pretazza, che era un'officina storica che produceva le locomotive. C'è in generale appunto un attacco all'industria e soprattutto c'è un dato che è fondamentale, che caratterizzava poi anche la debolezza dell'industria borbonica appunto di Sicilia, e cioè che era un'industria che si basava fondamentalmente, ed è una caratteristica poi anche delle debolezze che aveva, sulle commissioni, sulle commesse statali, cioè un'industria che funzionava sul fatto appunto che era il regno che commissionava, e in questo contesto qua appunto si trova è già per sue difficoltà. E dal punto di vista economico anche lo stesso Banco di Napoli appunto viene attaccato. In generale appunto c'è un drenaggio delle risorse dal sud al nord del paese, con un processo classico in cui man mano appunto si concentrano dove già ci sono capitali, altri capitali, la stessa forza lavoro che viene appunto a svilupparsi in quelle, a essere occupata in quelle zone. Ora, vale per l'Ottocento e vale per oggi, tant'è vero che parte del ragionamento anche poi nell'articolo sull'attualità del sud oggi, il fatto che è una costante, diciamo il sostegno maggiore appunto che alcuni settori dell'economia ricevono al nord rispetto al sud. Non è il tempo di entrarci, però c'è uno studio interessante rispetto al fatto che persino nel periodo della Cassa del Mezzogiorno, cioè nel periodo in cui di maggiore investimento statale appunto rispetto al sud Italia industriale, anche in quel periodo comunque le industrie del nord ricevevano più sostegno rispetto appunto a quelle del sud. E questo modifica ovviamente la caratterizzazione, cioè modifica appunto quello che è lo stato diciamo della composizione appunto del Mezzogiorno, perché ne fa ovviamente un'area che in qualche modo è subordinata e subalterna rispetto appunto a quello che è il nord del paese. Quindi quello che noi pensiamo non è che appunto c'è una zona più avanzata, una zona più arretrata che un po' alla volta può rincorrere, no? E quindi con le politiche giuste, con il progresso, con lo sviluppo, insomma il sud potrà arrivare al nord,
Ma quello che pensiamo in realtà è che la disuguaglianza dal nord e sud e il processo appunto di divario è una caratteristica strutturale del capitalismo italiano. Cioè è proprio appunto su questa arretratezza di una parte del paese che il capitalismo italiano si è sviluppato e può, diciamo, relazionarsi sul mercato internazionale. E che quindi, questo per noi è un aspetto ovviamente decisivo, il problema per la soluzione della questione meridionale si può porre solo in termini appunto del rovesciamento di questo sistema, in termini appunto della messa in discussione del capitalismo dalle fondamenta. Abbiamo dedicato un articolo, quello che ha scritto Vittorio appunto che è nella rivista, alla lettura di Gramsci sulla questione meridionale. È chiaro che Gramsci è un punto di riferimento su questa questione, su cui tanto appunto si è scritto e detto. Noi abbiamo ovviamente anche degli elementi di critica rispetto appunto a come Gramsci componeva alcune cose, in particolare sulla caratterizzazione della arretratezza del Sud, che comunque è presente anche con elementi di ambiguità e con cose contraddittorie all'interno appunto degli scritti di Gramsci, e l'idea soprattutto, che poi al di là diciamo di quello che Gramsci veramente sosteneva, che è diventata poi il punto saldo della lettura del PC rispetto appunto alla questione meridionale, cioè l'idea che tutto dovesse essere risolto con la questione agraria, e cioè che la questione agraria era sostanzialmente è diventata la questione chiave rispetto al sud, e lo rimarrà appunto per anni un po' come un disco rotto appunto rispetto appunto a quella che era la lettura che Gramsci dava di questo processo. È chiaro che tutta questa impostazione è un'impostazione che oggi è in gran parte superata, ed è superata perché in particolare nel secondo dopoguerra noi assistiamo comunque ad un processo di sviluppo industriale che modifica comunque le condizioni del mezzogiorno e rendono in realtà, superate appunto da questo punto di vista, cioè il rapporto classico nord industriale, operaio, sud contadino, appunto la questione meridionale, ma si pone inevitabilmente in altri termini. In realtà Jean Gramsci, ancora di più nelle letture terzomondiste degli anni 70, vi è l'idea del sud come colonia, e cioè appunto che il sud sia fondamentalmente una colonia del nord, che è tra l'altro un'altra tesi che anche appunto i neoborbonici sostengono, un altro dei loro cavalli da quale di battaglia. Su questo qual è il nostro punto di vista? Il nostro punto di vista è che ci sono una serie di rapporti economici che sono tipici di rapporti coloniali. E, da questo punto di vista, per esempio, appunto la specializzazione agricola che dicevo prima, che comunque è durata fino agli anni 50, il saccheggio appunto delle risorse, l'idea di un'area appunto dove puoi praticare appunto un lavoro, una manodopera, avere manodopera a basso costo, un mercato di consumo, una sacca rispetto appunto ai processi di emigrazione e quindi di forza lavoro. Su questo però ovviamente noi dobbiamo tenere presente che questo si sviluppa in un quadro comunque che è particolare, che è quello appunto della formazione di uno Stato nazionale, in cui una serie di rapporti politici non sono quelli coloniali. Per esempio la rappresentanza politica, no? Che fin dall'inizio c'è un pezzo ovviamente del notabilato e della borghesia meridionale che è rappresentato, per certi versi ultra rappresentato, nelle istituzioni nazionali, appunto nel Parlamento, che hanno ruoli appunto di sono ministri, hanno un ruolo appunto esecutivi, e poi c'è l'alternamento che comunque che è il peso che in generale rispetto alle questioni coloniali ha l'esercito e il peso militare che ha in questo processo. Cioè, e questo lo dico perché noi non individuiamo il brigantaggio come appunto una lotta anticoloniale per opporsi appunto all'invasione militare del nord. È un po' più complessa e riguarda appunto il processo, come dicevo prima, del ruolo che hanno i contadini
nell'unificazione e la lotta di classe appunto che avviene su questo fronte. Su questo noi ci sono dei riferimenti storici che noi dobbiamo prendere in considerazione e a cui dobbiamo guardare. Quello più importante e più immediato è l'Irlanda. Marx su questo ha scritto delle pagine illuminate, dato c'è un articolo di Pepe che abbiamo rimesso sul sito su questo, e in particolare ci sono alcuni passaggi appunto che vi portava anche Pepe, cioè anche nell'articolo di Marx, ad esempio uno che dice: la Gran Bretagna deve il suo brillante sviluppo economico e la prosperità della sua industria a larga misura al trattamento questo sottoposto con i contadini irlandesi. Dall'altra parte appunto salta un pezzo, dopo dice: l'Inghilterra prosperava mentre l'Irlanda deperiva e continuava ad essere un paese puramente agricolo, arretrato e semiselvaggio, un paese di miseri contadini fittati. Questa è una dinamica simile a quella che si sviluppa in Italia, al netto che poi anche la questione irlandese ha una sua specificità, cioè una questione nazionale forte, la questione religiosa, lo stesso insediamento di coloni, che sono processi che in Italia non ci sono e che non ci sono nemmeno, per esempio, rispetto all'analisi che fa Lenin in suo testo, è uno dei suoi testi formativi giovanili, ma che è già, diciamo, illuminato anche quello, che è lo sviluppo del capitalismo in Russia, dove appunto parla di come alcune aree della Russia arretrate vengono colonizzate appunto lo scopo di sviluppare l'industria estrattiva. Per cui ci sono elementi di affinità e elementi di divergenza, però il punto fondamentale è questo rapporto di subordinazione del mezzogiorno, appunto, che ha a che fare in qualche modo appunto con lo sviluppo coloniale. Ora, come dicevo prima, la questione oggi si pone in termini molto diversi rispetto appunto a quando Gramsci scriveva, a quando scrivevano i teorici meridionalisti legati al PC, eccetera. Io non ho il tempo ovviamente di ricostruire, non è lo scopo di questa relazione ricostruire, diciamo, la storia di 150 anni di unità d'Italia. Credo che siamo riusciti negli articoli a dare una completezza da questo punto di vista, anche se accennata, e quindi i compagni che leggono l'insieme del materiale possono avere appunto un quadro d'insieme che per noi è importante. È evidente però, ed è su questo che io credo noi dobbiamo anche approfondire e sviluppare appunto questa discussione e il nostro ragionamento, che noi dobbiamo interrogarci anche su che cos'è la questione meridionale oggi, proprio perché si pone in termini diversi rispetto appunto a come si pone tradizionalmente. Ora, è chiaro che dal punto di vista economico noi ci troviamo appunto in una situazione in cui questo dualismo permane, come dicevo prima, un elemento strutturale del capitalismo italiano, e quindi rimane fondamentalmente come una zona depressa del paese, che è una caratteristica tra l'altro del sistema capitalista, non è l'unico caso quello italiano, che hanno appunto, cioè i paesi capitalistici hanno al proprio interno zone appunto più arretrate o con, diciamo, elementi di maggiore contraddizione. Noi leggiamo questo aspetto in primo luogo in una teoria appunto che è quella dello sviluppo di disuguale combinato, cioè l'idea appunto che possono esserci elementi molto avanzati appunto dello sviluppo capitalismo e elementi appunto di arretratezza. Però non c'è, ed è questo un elemento di significativa importanza, di cambiamento rilevante, non c'è una questione caratterizzante del sud come poteva essere appunto quella là dei contadini appunto e diciamo di una propria specificità per come l'avevamo appunto come lo descrivevo prima o come è stato appunto storicamente in Italia. Questa cosa poi si collega ovviamente a quello che è il dibattito attorno alla crisi e quella che è la situazione oggi sulla crisi. Ora, noi spesso abbiamo scritto delle cose, altre ne scriveremo ovviamente anche aggiornando i dati, l'analisi che vedremo, però ormai sono passati un po' di anni dalla crisi e dei dati anche su più ampio raggio ci sono. Per esempio, il fatto che il PIL al sud è crollato il doppio di quello del centro-nord nel corso di questi anni e che la tendenza generale è quella di un aumento del divario. In una dinamica però, questo è importante, lo sottolineiamo in un articolo, in cui appunto il problema non è, come dire, scindibile da quello che è la crisi generale del sistema capitalistico italiano, perché il quadro è ovviamente di difficoltà a livello nazionale. L'ultimo rapporto Svimez, che è il rapporto appunto che dell'Agenzia per lo Sviluppo del Mezzogiorno,
In realtà, il riferimento al 2005 parla di un lieve aumento della crescita del PIL al sud. Se si va a vedere da cosa dipende questa crescita, ci si rende conto della fragilità. Cioè dipende da un aumento del turismo, che è legato ad elementi contingenti, il dato centrale, lo sviluppo, cioè e che tutta l'area appunto del Nord Africa e del Maghreb non è, diciamo, frequentabile, e quindi parte del turismo si sposta appunto sull'altro pezzo del Mediterraneo. C'è poi un aumento dell'agricoltura, che è il classico ritorno appunto all'agricoltura per le difficoltà appunto del settore industriale, che è il settore appunto che paga di più pegno rispetto alla crisi, e c'è poi un aumento appunto dell'utilizzo dei fondi europei che scadevano, cioè che scadeva appunto il settennio, no? La programmazione su 7 anni, e quindi fondamentalmente c'è stato un aumento di soldi non spesi, che sono stati spesi da quell'altro. Tant'è vero che lo Svimez già dice che per il 2016 ci sarà una flessione rispetto alla crescita che c'era stato il decennio precedente. Ci sono ovviamente delle specificità che riguardano appunto l'economia meridionale, che la caratterizzano appunto come un'economia in maggiori difficoltà rispetto al nord. Per esempio, nell'articolo noi facciamo riferimento nell'articolo sul meridionale di oggi ad alcuni di questi aspetti. Una è per esempio la questione creditizia, una delle cose che viene citata nell'articolo. In generale c'è una maggiore debolezza industriale, ci sono elementi ovviamente particolari. Noi non abbiamo deciso coscientemente di non mettere in questa discussione le materiali della rivista le questioni legate alla criminalità organizzata, alla mafia, eccetera. Questo abbiamo già scritto e continuiamo a scrivere. È chiaro che c'è da questo punto di vista un elemento di cambiamento negli ultimi decenni, cioè il fatto che la mafia e la criminalità organizzata in generale ha assunto dimensioni che vanno al di là del proprio insediamento storico, che sono appunto legati anche ad altre aree del paese a livello internazionale. È anche vero che però al sud rimane un insediamento territoriale che è legato anche poi alla capacità di controllo rispetto ad alcune zone, che rimane appunto una questione importante. Come dicevo prima, all'interno della crisi appunto il processo di industrializzazione è stato un processo importante, però è anche vero che rimangono, comunque questa cosa ci siamo detti che è importante ribadire, proprio perché sta dentro il quadro generale dell'analisi che noi facciamo, rimangono alcuni insediamenti industriali importanti per la lotta di classe, in Italia. Pensiamo appunto all'FCA o alla stessa Taranto, che pure in questi anni è al centro anche di una questione che non riguarda solo la questione industriale, ma anche quella ambientale, dove appunto una serie di lotte comunque si sono sviluppate. Il vero dato eclatante è che rispetto al Mezzogiorno c'è una crisi gigantesca rispetto alla strategia della borghesia. E cioè, mentre qualche anno fa provavano comunque a dare qualche segnale, diciamo, qualche idea, qualche elemento per provare a far riprendere l'economia meridionale. Per esempio, vi ricordo che tra gli anni 90 e il 2000 c'era tutto un dibattito sull'idea del Sud Italia come piattaforma logistica, no? Che poi un evergreen ogni tanto ritorna con periodicità. Il potenziamento dei porti, l'idea appunto del ponte, del Mediterraneo, cioè tutte le costruzioni un po' di buoni propositi, ma che poi appunto non riescono a smuovere quello che è il quadro. Negli ultimi anni non c'è nemmeno più quello. Per esempio, nello Svimez la proposta che viene fatta è quella di avanzare delle zone economiche speciali, cioè di fare come si è fatto in Cina, in Polonia, quindi delle zone appunto defiscalizzate, dove possono avere maggiori incentivi, con l'obiettivo di attirare gli investimenti appunto al sud. Da questo punto di vista in realtà da qua non escono, cioè non escono dall'idea che bisogna trovare una forma per far ripartire gli investimenti e rendere appunto profittabili. Ed è questa l'unica cosa di cui discutono, e in realtà poi in gran parte li discutono soltanto, perché anche su questo quei passi che si muovono sono veramente pochi. Noi a tutto questo rispondiamo ovviamente con un programma, io non c'entrerò, però e nell'articolo sulla situazione attuale, ma anche nell'articolo di Sinistra Cassa Rivoluzione, abbiamo dedicato lo spazio appunto a qual è il nostro programma per il Mezzogiorno. Dobbiamo ovviamente fare in modo che i compagni ce l'abbiano tra le proprie cartucce appunto da sparare rispetto al dibattito su come rispondiamo alla prospettiva per il Mezzogiorno. Però più che, diciamo, soffermarmi
rispetto ai dati economici, perché su quello appunto noi siamo in una situazione che è nei fatti stagnante, credo che ci sono alcuni elementi di natura politica su cui dobbiamo ragionare e riflettere per, rispetto al nostro intervento, rispetto al lavoro sul Mezzogiorno. Noi ci troviamo di fronte in realtà ad un processo politico generale che ha delle ripercussioni importanti. Una conseguenza del ragionamento che dicevo ora rispetto a come il Sud paga la crisi è che c'è comunque una disponibilità più ampia alla mobilitazione, che è legata appunto al maggiore malessere che c'è all'interno della situazione italiana. E questa cosa qua si lega comunque da un lato alla percezione rispetto appunto ad una prospettiva senza futuro, cioè all'idea di vivere in una zona in qualche modo abbandonata a se stessa, e si lega anche però alla campagna che ormai va avanti appunto da decenni della Lega rispetto alla propaganda nazista e rispetto appunto alla stessa scomparsa poi della questione meridionale dal quadro appunto politico generale, eccetera. Ora, questa questione noi non dobbiamo sottovalutarla, perché è una questione che scava in profondità, cioè. Ed è una questione che avrà uno spazio importante nei prossimi anni. Io credo che più che produrre un movimento generale attorno appunto alla questione meridionale, diciamo, intesa nel suo insieme, noi assisteremo appunto a processi di mobilità. È quello che scriviamo nel documento appunto di prospettive, e che io credo possa avere appunto esempi nel prossimo periodo, cioè a momenti appunto di esplosione e di rabbia, che si esprimeranno appunto rispetto ai canali che avranno di volta in volta. Quindi lotte appunto, elementi di ribellione, di lotta, di battaglie contro l'austerità, contro i tagli, contro appunto la dinamica generale di difficoltà dal punto di vista delle prospettive di vita. In questo contesto vale la pena dire due righe, anche se un seminario non è una discussione, diciamo, rispetto alla situazione politica attuale, rispetto a cosa è stato il corteo di Salvini e a come tutto questo si incrocia poi alla situazione politica quotidiana che stiamo vivendo. Tendenzialmente il corteo di Salvini a Napoli del 15 marzo scorso. Poi abbiamo scritto un bilancio, i compagni possono leggerlo sul sito. Ci sono alcuni elementi per me importanti. Il primo è che io credo che questa questione non è secondaria, non è casuale, una presenza significativa di giovani e giovanissimi all'interno di questo corteo. E la cosa fondamentale è che, dato il quadro politico generale, la questione, diciamo, dell'avversione al leghismo e all'antimeridionalismo si lega automaticamente appunto alla prospettiva antifascista e in qualche modo contro l'idea della destra nazionale che Salvini propone, e che dà l'idea appunto di come attorno a questa questione, cioè attorno alla questione alla questione meridionale, ci possa essere appunto uno sviluppo che va in una determinata direzione. A Conteo erano presenti, questo insomma, nell'articolo non c'è perché diciamo è un elemento secondario, ma è importante per noi per mettere i puntini sulle su una serie di cose, era presente con uno spezzone che hanno definito identitario, appunto questo nuovo fronte meridionalista, no? Cioè c'erano i borbonici con le bandiere del Regno del Sud Sicilia, lo spezzone appunto, non numeri giganteschi, e altre forze appunto meridionaliste che hanno fatto uno spezzone appunto in piazza. In realtà il fatto che nel corso di questi anni ci sia stata una crisi verticale della sinistra e la scomparsa appunto di una lottura sulla questione meridionale di classe, che è quella appunto che noi oggi dobbiamo provare a riproporre, ha fatto in modo che una serie di idee, la lettura appunto che anche questi settori appunto neoborbonici danno, che questa idea avesse un eco all'interno della società. Prima citavo i dati, cioè dicevo appunto che alcuni libri hanno venduto un sacco, non è casuale. Perché in questo quadro c'è uno sviluppo, potremmo dire, dell'orgoglio meridionale, che è frutto ovviamente di questi anni appunto di insulti, di anni in cui appunto sono stati tacciati di essere la palla a piede
la pallapiede dell'Italia. E questo elemento, in realtà, io questo lo sottolineo perché altrimenti abbiamo appunto un abbaglio. Cioè, questo elemento in realtà non ha una traduzione organizzata e politica in quelle forze. Queste sono presentate alle elezioni, insomma, hanno preso voti, pochissimi voti. Il punto vero per noi, su cui noi dobbiamo appunto ragionare e su cui dobbiamo riflettere, è in che modo si può tradurre, in che modo anche noi possiamo tradurre questo elemento di ingiustizia che si sente. Perché il punto è questo per noi. E cioè l'idea, no, di essere, di percepirsi appunto come parte lesa, diciamo. E questo potenzialmente è una forza enorme per una prospettiva rivoluzionaria. Cioè l'idea appunto di sentire l'ingiustizia rispetto appunto a quello che è stato, quello che ti hanno tolto nel corso degli anni o dei decenni. E noi siamo in grado di relazionarci a questo elemento, oppure possiamo avere una posizione, diciamo, limpida, cristallina, ma astratta rispetto appunto a quello che sta avvenendo. È un sentimento, appunto, come dicevo prima, che scava in profondità appunto nell'animo dei meridionali. E io non so fino a che punto questa cosa si può spingere, cioè fino a che punto si può spingere l'idea, di una contrapposizione nord-sud. E in questo senso non parlo appunto di chi ha partecipato a Corte Consolidato Salvini o in generale quella fascia ampia che sente appunto questo sentimento, ma di quei settori appunto che con posizioni sbagliate, con una posizione alla fine da suddismo contro il nordismo, no? Da leghismo del sud, ecco, alla fine poi fomentano l'idea dell'autonomia o l'idea della, diciamo, della secessione del sud dal nord, che è un'idea che poi a dire il vero nemmeno loro rivendicano fino in fondo, cioè nessuno ha il coraggio fino in fondo di dire dobbiamo separarci. Quello che dicono è appunto ci vuole maggiore autonomia, ci vuole maggiore libertà rispetto appunto a quello che abbiamo avuto. Ora, dicevo, vedremo fin dove può spingersi appunto questo scontro. Noi dobbiamo criticare ovviamente questa impostazione, cioè dobbiamo criticare l'idea appunto di un nord che ha come proprio nemico un generico, cioè di un sud che ha come proprio nemico un generico sud. Questa è un'ovvietà per dei marxisti, però in realtà anche a sinistra, diciamo, l'opportunismo, diciamo, di un certo tipo di meridionalismo, per esempio di movimenti eccetera, fa in modo che tutto questo viene annebbiato e viene in qualche modo liquidato. E in realtà, come dicevo, noi dobbiamo riprendere appunto la visione di classe su questa questione, e dal punto di vista storico noi appunto spieghiamo il fatto che la caratteristica dell'Italia era proprio il fatto di essere frammentaria e di essere appunto suddivisa e dominata, e che lo stesso sud in realtà non ha una caratterizzazione omogenea. Prima facevo il caso del rapporto tra Sicilia e Napoli, per dirne una, ma è chiaro, potrei dirne altre da questo punto di vista. Il punto vero è che l'identità meridionale alla fine si costruisce come riflesso, in particolare come riflesso appunto del leghismo di questi anni. Però per noi questo è un aspetto, detto francamente, anche secondario. Perché? Perché, come dicevo prima, queste forze non hanno un vero insediamento politico, mentre ci sono state nel corso di questi anni dei cambiamenti significativi rispetto a quello che è il quadro politico del Mezzogiorno, e anche rispetto a come ci si muove rispetto appunto alla questione meridionale e a tutto il dibattito attorno all'autonomia che dicevo prima. E cioè, cosa vediamo? Noi vediamo un quadro che oggi si muove inevitabilmente, questo non è un dato che rimarrà, su posizioni di rottura rispetto al quadro politico, cioè su posizioni non conservatrici o non, diciamo, identitarie fine a se stesse. Cioè, è venuta meno, per esempio, la tradizione di destra, diciamo, comunque indebolita fortemente, la tradizione di destra appunto di un certo tipo di autonomismo, no? Penso a quello siciliano. Tutto quello che era la logica del notabilato meridionalista, diciamo, democristiano, o anche di partiti dopo, che hanno ereditato appunto la Democrazia Cristiana, la stessa destra, quello berlusconiano, oggi è assolutamente in difficoltà, è il quadro in cui si muovevano, cioè il quadro del compromesso alla fine della questione nazionale
che passava anche per il nuovo tabellato politico meridionale. Ora, al di là degli aspetti ingigantiti da Gramsci sugli intellettuali, su cui si potrebbe discutere, però questo elemento è un dato decisivo rispetto al fatto che appunto un pezzo della politica era in mano appunto a questa idea qua e faceva della questione meridionale un pezzo della contrattazione all'interno dell'ambito dei poteri forti. Tutto questo viene meno, è venuto meno nel corso di questi anni, e vediamo invece l'emergere di processi che vanno in tutt'altra direzione. Ora, noi abbiamo discusso e discuteremo del fenomeno di De Magistris. De Magistris può rimanere o meno, può bruciarsi, questo lo vedremo. Però noi dobbiamo cogliere, diciamo, il dato che quella figura è connessa appunto con questo processo più generale, che a Napoli ovviamente ha una propria eccezionalità, ma che è legata poi ovviamente anche a quello del quale in generale il Sud Italia, e che è legata appunto dal punto di vista della, del dibattito appunto attorno al riscatto del meridione, che è appunto una delle leve che lui utilizza rispetto all'alternativa che prova a costruire a Napoli, su cui appunto abbiamo già detto e torneremo a dire cosa pensiamo. C'è un meridionalismo, si è sviluppato comunque nel corso di questi anni, un meridionalismo, più che meridionalismo, diciamo, questo elemento di indignazione si è sviluppato anche tra la classe operaia, non è un problema che riguarda solo settori della piccola borghesia. Ci sono state alcuni episodi su cui appunto questo elemento è emerso con forza. Il ruolo che per esempio hanno avuto in alcune vertenze nazionali gli stabilimenti del sud, che non hanno avuto nella principale vertenza, potete citare Fincantieri, dove appunto la questione degli stabilimenti meridionali con la loro difficoltà. C'è stata una polemica aspra da parte dei lavoratori della Lenia di Pomigliano quando si è deciso il passaggio della sede legale in provincia di Varese, dove c'era appunto l'Ermacchi che poi si è fuso, ora sono tutti dentro il Leonardo. Però fu un'operazione voluta fondamentalmente dalla Lega per spostare appunto la sede legale da Pomigliano a Lama. E più in generale c'è la percezione ovviamente rispetto a come sugli investimenti o su altre questioni si va in una direzione piuttosto che in un'altra. Ecco, tutto questo entrerà nella lotta di classe. Cioè gli operai, appunto, la classe operaia entrerà come normale appunto alla lotta di classe, imponendo e ponendo anche questi elementi. Noi su questo dobbiamo essere in grado appunto di dare una nostra spiegazione dei processi e di indirizzare appunto i nostri compagni in generale, il nostro intervento politico e le nostre idee in questa direzione. E soprattutto, lo lascio alla fine perché vado a concludere, ma per noi l'elemento più importante. Prima dicevo della presenza dei giovani al corteo di Salvini e dicevo appunto questo non è un elemento casuale. Se noi guardiamo la condizione giovanile appunto è quella più drammatica. Per esempio appunto nel rapporto che dicevo prima dello Svimez si paragonano tutta una serie di indici rispetto a chi studia ma anche a chi lavora, le prospettive occupazionali, le condizioni di lavoro e il Sud Italia è peggio della Spagna, è peggio della Grecia. Questo ovviamente di per sé non produce un effetto, ovviamente, insomma, no? C'è nessun automatismo. Però è la fotografia, appunto, di un quadro che è caratterizzato da un potenziale, appunto, come dicevo prima, esplosivo. Ecco, noi da qua dobbiamo partire, cioè il ragionamento che noi stiamo facendo, il ragionamento appunto sulla storia del Mezzogiorno, sulla storia della questione meridionale, però non è un ragionamento accademico o di carattere appunto semplicemente storico che serve appunto per raccontarci tra di noi appunto una storia piuttosto che un'altra. E noi dobbiamo appunto, il nostro obiettivo è quello di, con la rivista, con gli strumenti appunto politici che ci diamo, è in primo luogo quello di armare appunto noi stessi, di armare appunto i nostri compagni, di dargli appunto una lettura chiara rispetto a alcuni processi delle parole d'ordine, una proposta, una prospettiva rivoluzionaria. Noi se saremo in grado, io di questo sono molto convinto, di caratterizzarci come un'organizzazione marxista rivoluzionaria, in grado però di entrare nei meandri appunto di quella che è la situazione specifica italiana e in questo caso appunto anche meridionale, possiamo in breve tempo appunto essere un riferimento su queste questioni.
sulle questioni appunto non solo teoriche, ma anche sulle conseguenze organizzative che tutto questo può proporre. E su questa sfida noi dobbiamo misurarci per provare appunto a dare a Meridionale, ma all'Italia in generale, non solo, una prospettiva rivoluzionaria che sia in grado appunto di mettere un punto a quella che è appunto una storia di saccheggio, di soprusi e di ingiustizia. Okay.